Assemblea dei lavoratori marittimi questa mattina alla sede della UIL Trasporti Agnello Strozzulli a Torre del Greco. Un'iniziativa voluta per presentare la nuova struttura regionale del comparto marittimo ed incontrare Marco Verzari, segretario nazionale UIL Trasporti, con delega al trasporto marittimo. I lavoratori marittimi rappresentano una risorsa sulla quale investire, anzi dovremmo fare sicuramente ancora meglio. Proprio per questo abbiamo cambiato la struttura regionale che governa i temi dei marittimi e, approfittando del fatto che la Segreteria Nazionale da poco ha affidato la delega ad un nuovo Segretario Nazionale, abbiamo colto l'occasione per poter presentare sia la nuova struttura regionale che il Segretario Nazionale che si occupa appunto delle questioni dei marittimi. Un mondo sul quale dobbiamo sicuramente impegnarci di più, anche alla luce delle ultime cose che stanno succedendo, mi riferisco alla questione Tirrenia. Ho preso la delega da poco tempo e ci tenevo a iniziare un giro, ho iniziato proprio da qui, che è una sede che ritengo storica, un centro dove il mondo marittimo è storicamente presente. È un mondo che ha tantissimi problemi, da quello che ho potuto vedere ha problemi di grande precarietà, problemi anche di trovare veramente le soluzioni che fino ad oggi da molto tempo mancano, soluzioni che riguardano per esempio il collocamento di questi lavoratori, che se ne parla da tanti anni e non si risolve mai. Hanno problemi anche urgenti, ci sono casi urgenti, modello quello Tirrenia, che aspettano risposte, e io mi auguro di poter incontrare direttamente gli amici marittimi e di trovare soluzioni e non solo parole, che spesso sono il regno delle non soluzioni. Un'occasione per tornare a discutere ed affrontare tutte le problematiche che vive il settore e in particolare dare risposte ed individuare soluzioni concrete per i lavoratori del mare del territorio. È intervenuta all'incontro anche Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Siamo ancora una volta qui a Torre del Greco, in una sede a me molto cara, intitolata, una sede della UIL Trasporti intitolata ad Agnello Strozzulli, che tanto ha lavorato, tanto impegno ha profuso per i marittimi di Torre del Greco e non solo. Abbiamo tenuto focus importanti per quanto riguarda il tema annoso dei marittimi della Tirrenia. Un tema ancora caldo sul quale dobbiamo ricercare la migliore soluzione possibile, perché ci sono famiglie in termini di decine, di centinaia, che aspettano una risposta e noi come istituzioni dobbiamo far sentire la nostra voce. Contemporaneamente ci dobbiamo preoccupare di tutto il comparto marittimo, che è quello di Torre del Greco, come sapete è uno dei più importanti d'Italia, e ci dobbiamo preoccupare del trasporto marittimo, che è un altro aspetto, per dare una mano concreta a un comparto tra l'altro così ricco di risorse umane. Credo che quando si parla di mare e di risorsa mare parliamo del cuore dello sviluppo economico della Campania, quindi il massimo dell'attenzione diventa doveroso. Ho partecipato con molto entusiasmo all'incontro che si è avuto stamattina con i vertici nazionali e regionali della UIL Trasporti per evidenziare il problema che purtroppo attanaglia il nostro territorio relativo al trasporto e su gomma e su ferro. Non ultima la notizia che abbiamo ricevuto pochi giorni fa della chiusura parziale di alcune stazioni per noi importantissime per quanto riguarda le corse della Circumvesuviana. Abbiamo intenzione di confrontarci con i sindacati, non soltanto confrontarci ma trovare soluzioni valide da portare ai tavoli degli enti sovraordinati, perché la situazione del trasporto locale non può essere abbandonata a se stesso né soltanto alla cura dell'ente, ma l'ente di concerto appunto con la regione e anche con il ministero stesso debba trovare le migliori soluzioni per dare un trasporto locale che sia decente, e ad oggi noi questo non lo abbiamo.